C'è Davide Monteleone, che Monteleone, che adesso lo adesso lo invitiamo anche invitiamo su anche su Instagram, Instagram. così andiamo. Così Eccolo andiamo, qua. eccolo qua. Ok, ho operato. Eccoci, Eccoci. perfetto. Io Io saluto saluto tutti, tutti, naturalmente. naturalmente. Eccolo. Ok. Adesso Adesso abbassiamo abbassiamo tutti i i volumi. volumi. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, Allora, perfetto. perfetto. Allora, Allora, ragazzi, ragazzi. eccoci qua. Eccoci qua. Oggi Perfetto. abbiamo un Oggi abbiamo altro un altro incontro incontro di di quelli quelli che ci ci lasciano lasciano senza senza parole, parole, senza senza fiato, perché fiato, poi perché quando poi vedrete quando le vedrete le foto foto sarete sarete investiti investiti da da emozioni, dalle emozioni, dalle storie di storie di Davide. Davide. Davide, Davide, anche lui è lui prima è di prima tutto di un tutto un amico per amico noi, per noi. Come dire, una Quindi una persona che persona che condivide con condivide con noi noi gioie e gioie e dolori dolori di di questa questa passione, di passione, di quest'amore, questo di amore, che poi a un che a un certo punto è certo punto è diventato un diventato un lavoro. lavoro. E quindi Quindi eccoci qua, eccoci qua, Angelo, se Angelo, puoi se vuoi salutare anche saltare tu, tu, Davide, Davide. Ma siamo stati certo, insieme a siamo già Contrasto, salutati. Un abbraccio naturalmente. fraterno e di cuore, caro Davide. Anche a voi, ovviamente, maestri. E Davide Davide a a Mosca, Mosca, questo questo tanto per tanto per dirlo, i dirlo, poteri della della tecnologia ci tecnologia ci permettono, siamo permettono, andati a siamo andati a Parigi da Parigi da Stefano De Stefano Luigi, Luigi, poi poi con con Francesco Francesco Zizzola Zizzola siamo siamo stati stati a a Londra Londra e e oggi oggi siamo siamo a a Mosca, Mosca, un po' più lontani naturalmente lontani con Davide. con Davide. Davide, com'è Com'è la la situazione a situazione a Mosca? Mosca? Raccontaci un Raccontaci un po'. po'. Ma diciamo che è più o meno simile a tutto il resto del mondo. Siamo anche noi qui in lockdown, anche se non si chiama esattamente così, perché Putin le chiama vacanze pagate, Anche i quindi professionisti sono professionisti, vacanze pagate? vacanze pagate. No. No, no, Ma in realtà neanche quelli che lavorano, cioè sono le aziende che devono pagare, non lo Stato, quindi insomma così è un po' un gioco. Ok. Per il resto, insomma, più o meno come è strano vivere in una città, insomma, Mosca ha quasi 17 milioni di abitanti, vederla vuota è strano, insomma, è abbastanza scioccante. Poi ha queste strade gigantesche, questi spazi immensi, quindi è un po' strano. Però i numeri sono molto molto più bassi, diciamo, che dell'Italia. Per quanto stiano un po' mentendo sui numeri, in realtà credo che alla fine È questo siano che ti volevo effettivamente dire, più sono bassi. reali, Reali, perché anche perché in anche in Italia sono Italia sono sicuramente ci sicuramente sarà un ci sarà un 40% 40% in più. in più. Sì, no, no, sicuramente ce ne sono di più, ma è una questione di mancanza di test, come si dice in Italia, tamponi. Ok. Però ieri parlavamo un po' con gli amici, nessuno di noi ha dei conoscenti diretti che sono stati infettati dal virus, quindi vuol dire che insomma la diffusione non è così più alta di quanto dicono, perché diversamente sarebbe scoperto, insomma, a questo punto. Sì, devo Sì, dire devo che dire anche che noi anche noi siamo, io siamo, non io ho non ho conosciuto conosciuto nessuno, ah nessuno, sì, certo, certo, che c'è il c'è il fratello fratello di di una una mia mia amica amica che che lavora a lavora a Milano, Milano, a a Mediaset, Mediaset, sapevo che sapevo lui che era lui stato era male, stato lui male, lavora con lavora con Piero Piero Chiamberetti e Chiamberetti, quindi e sono quindi stati sono ricoverati, stati ricoverati, ancora ancora sono sono in in realtà realtà ricoverati. ricoverati. Davide, Davide, intanto intanto ti ti arrivano arrivano tanti tanti saluti saluti da varie da varie persone. Ciao, persone, ciao a intanto tu tutti, rivedi ciao, anche vedi te anche su te su Instagram, Instagram, quindi li quindi li puoi puoi salutare salutare tu tu direttamente. direttamente. Ciao Paolo. Allora, ci Allora, ci dicevamo in dicevamo in questo questo lungo lungo periodo di periodo di quarantena, quarantena, cosa stai cosa stai facendo tu, facendo tu, per per esempio, per esempio, per introdurci introdurci anche a un anche a un periodo periodo che per che per noi noi fotografi è fotografi più o è meno più o uguale meno per uguale per tutti, a tutti, a parte parte quello quello che che abbiamo abbiamo già già detto detto 100 100 volte volte con con Angelo, Angelo, che che molti molti mi mi hanno hanno girato a girato a fotografare fotografare le le strade strade vuote, vuote, però però abbiamo abbiamo detto detto che che forse forse spesso spesso quello quello che che accade accade è è diverso diverso accade accade nelle nelle nostre nostre case, case, accade accade di di fronte, fronte, a a casa casa nostra, nostra, no? no? Sì, insomma, diciamo che anche questa cosa delle strade vuote, delle case, delle cittadine deserte, cioè, credo che sia una cosa ormai esaurita, cioè, ne abbiamo viste già così tante che non se ne può più per quanto mi riguarda. Poi ovviamente ci sarà tutto un filone intimista, insomma, che credo sia già cominciato e che arriverà. Non lo so, io onestamente penso che quello che era il mio lavoro, quello diciamo così, almeno iniziale 20 anni fa, di reporter, così fotogiornalista come si chiamava, diciamo, questa è la cosa che gli darà la botta finale, perché purtroppo la possibilità di ma già era diventata un po' un'abitudine, soprattutto per i giornali stranieri, insomma, di non affidarsi più necessariamente a dei reporter che venivano spediti da qualche parte, no? Catapultati
in giro, ma piuttosto affidarsi a delle persone locali o preparate ovviamente sull'argomento, insomma, persone che conoscono l'argomento. E questa cosa che, insomma, evidentemente la possibilità di viaggiare sarà una cosa preclusa o che avrà delle restrizioni per mesi, diciamo da qui a mesi, oltre che delle conseguenze sociali per cui la gente non si fiderà più dell'altro, sta male, è malato, mi attacca il virus, eccetera, eccetera. Quindi credo che io intravedo un futuro per me dove la fotografia non sarà più quella di prima, per me personalmente, insomma, cioè quella di andare in giro a fotografare le cose, ecco. Era un processo che probabilmente avevo già iniziato a fare, quello di fare altre modalità di racconto visivo. E credo che questa sarà diciamo così, la volta buona per così un po' fare i conti con questa situazione. Non è detto che sia necessariamente un male, però, perché appunto questo spirito di andare altrove, colonizzare fotograficamente, come si usa dire ormai, forse è anche giusto che un po' finisca, ecco. Comunque, Davide, diciamo che non, nel tuo percorso, poi in effetti questo che tu stavi dichiarando poi è sparito da un po' di tempo, perché in qualche modo il tuo lavoro sono dei diari di viaggio bellissimi, no? La linea resistente, il Modern Odyssey, quel lavoro sulla nave nell'Artico, anche perché io sono d'accordo con te, nella costruzione di un racconto a questo punto rincorrere le news non ha più senso, non ha assolutamente più senso. Cioè io non credo più in un fotogiornalismo che ormai è stato totalmente fagocitato, non più foto, più foto, ma immagini e giornalismo da una serie di altri media che anticipano e lavorano. No? Sì, assolutamente, totalmente, totalmente. Beh, questo l'abbiamo detto tante volte, la televisione ormai ha completamente compresso un tipo di informazione, no? Nel senso che poi non c'è più La televisione, approfondimento, un il web, approfondimento. i social media, YouTube, Certo. Instagram, cioè Esatto. ormai anche la televisione è diventata una roba Arcaica. arcaica, insomma. Cioè, Sì, infatti ci sono infatti ci sono intere intere generazioni che la generazioni che televisione la non televisione avevano non proprio mai, aveva, non non l'accendono, aveva, non l'avevano, ma guarda. sì. C'ho un po' di ritorno di audio, non so da Sì. dove. Vabbè, Ecco, ora non ci comunque. dovrebbe più essere. Sì. Allora, Davide, non lo so, da dove vuoi partire a raccontarci? Dal tuo lavoro meraviglioso sulla cortina di ferro, no? La linea resistente, oppure questo Modern Odyssey, dove tu hai cominciato, tra parentesi, no? A lavorare sulla fotografia, ma anche su altri linguaggi, che sono il linguaggio visivo, che sono il linguaggio sonoro, quindi automaticamente, no? Cioè dei Sì, progetti multimediali. assolutamente. In realtà io ho una presentazione che è abbastanza lunga, ma la taglierò molto velocemente, Sì. che credo possa un po' introdurre, diciamo, da un lato un po' il mio lavoro, dall'altro più che altro le ispirazioni del mio lavoro, che credo sia la modalità con cui poi nascono i progetti, cioè perché uno si interessa a una cosa piuttosto che a un'altra, perché decide di fotografare in un modo piuttosto che un altro. Se volete inizio una breve cosa, ma interrompetemi in qualunque momento, cioè bloccatemi, Vai, 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 vai. sarò, cioè vado rapido, ecco, non mi dilungo molto. Sì, no, io ti volevo chiedere una cosa, Davide. Vai. In questa presentazione, tanto tu poi ci racconterai, no? Quello che ti volevo chiedere è se poi ce lo puoi, come dire, raccontare della visione delle foto, quanto è cambiato stando a Mosca. Cioè, vivendo ormai a Mosca da tantissimi anni, quanto è cambiato il tuo modo di fotografare, se è cambiato, e se no, e almeno se è cambiata la tua percezione del tuo lavoro e anche un po', naturalmente, un po' di te, in qualche modo, visto che hai relazioni con un mondo completamente diverso dal nostro. Sì, certo. Sì, credo che questo appunto si estrapolerà da questa cosa che volevo farvi vedere. Insomma, veramente salterò delle slide rapidamente, vediamo se funziona. Mi sono accorto adesso che il mio telefono è un po' scarico. Se mi date un secondo, vado a prendere Vai, vai. un Certo. caricatore volante. Vediamo un po'.
Allora, caro Angelo. Eccomi, scusatemi. Continuano a dire che c'è un eco, ma non è così. Non penso sia così fastidioso. Perlomeno io lo sento. Spero che sia andato via l'eco, perché su Instagram non vedo più nulla di... Su Facebook spero che sia andato via. No, io non lo sento più. Io lo sento, ma poco, Sì, diciamo. leggero, insomma, accettabile. Allora, provo a condividere questo schermo, vediamo se ci riesco, se sono capace. Ok, dai. Finestra applicazione. Ok. Così, credo, diciamo, comincio da questa che è una frase storica che appunto forse ci rifà alle origini di questa forma di fotogiornalismo e fotografia. La traduco per chi non dovesse essere anglofono, ma credo che sia famosa per tutti. Se le tue fotografie non sono buone abbastanza, vuol dire che non sei vicino abbastanza. Storica frase di Robert Capa. Per la quale mi sono spesso interrogato, cioè nel senso questo close enough, questo vicino abbastanza, esattamente che cosa significava? Perché cioè, nella sua epoca certamente significava stare vicino alla notizia, stare vicino agli avvenimenti, eccetera, eccetera. Forse oggi, viste le condizioni delle nostre vite, della tecnologia, eccetera, eccetera, forse questo close enough ha cambiato un po' significato e significa più essere vicino da un punto di vista emotivo, di conoscere una cosa in una maniera abbastanza approfondita. E quindi adesso salterò un po' di slide e vi racconterò brevemente. Questo sono io con 3 miliardi di capelli orsono. E vi racconterò un po' chi sono fondamentalmente. Insomma, io sono nato in questo meraviglioso paese che è l'Italia e diciamo. In questa presentazione vedrete delle cose anche molto ovvie, insomma, però secondo me importanti perché inconsciamente noi decidiamo di raccontare delle cose, decidiamo di raccontarle in un determinato modo perché assorbiamo le cose che ci sono intorno. E io nella mia infanzia, adolescenza, insomma, e anche nella mia prima adulta età, diciamo, ho assorbito la cultura visiva che è quella italiana, che è quella europea, il Rinascimento, il Barocco, e tutto questo immaginario qui che ovviamente è confluito non solo nella mia fotografia, ma nella fotografia di miliardi di generazioni di fotografi, che si sono affacciati alla fotografia e che hanno fatto della fotografia uno strumento purtroppo per qualche tempo estremamente europeo. Ed ecco, quindi. Sì, qui abbiamo Leonardo, Leonardo, Caravaggio, Marco. Caravaggio, gli affreschi Pompei. Pompei, di nuovo Caravaggio, il lettore di carte, qui abbiamo il Greco, San Pietro e Paolo, e qui comincio, insomma, così a volervi farvi vedere degli accostamenti che, insomma, un po' potrebbero sembrare presuntuosi, però non so se potete notare la gestualità, no? Della mia fotografia a destra, qui è una fotografia nel Caucaso, Ossetia del Sud, e se volete anche la palette di colori, o insomma, o il modo in cui questa donna è assorta. Questo famosissimo Caravaggio, il Cavaliere di Malta, e invece a sinistra un cavaliere Amcaso, insomma, di Monteleone, molto più modestamente. Di nuovo il giocatore di carte, una foto di nuovo in Abkhazia, un matrimonio, insomma, e per me questo è molto significativo. Di nuovo la gestualità, le mani. Adesso forse Sai faccio. che Sì, molte molte attribuzioni di attribuzioni di quadri dove quadri c'è dove c'è un'attribuzione un'attribuzione incerta incerta vengono vengono spesso spesso dati, anche dati di anche di Caravaggio Caravaggio naturalmente, anche di naturalmente, Leonardo, anche dei di grandi pittori Leonardo vengono vengono spesso spesso dati dati dalla dalla posizione posizione delle delle mani, mani, dagli dagli storici storici dell'arte, dell'arte, no, non lo sapevo dalla questo, posizione delle mani, interessante, dal braccio, dagli occhi, quindi moltissimi quadri spesso dati ad altri pittori, alla fine dopo grandi esibizioni sono stati dati magari a uno degli altri pittori proprio per lo studio sulle posizioni. sì, poi appunto, no, questo è molto interessante, ecco, a proposito sulle mani, che qui diciamo avevano un significato completamente diverso in questi tempi del Rinascimento, la posizione delle mani degli aristocratici, eccetera, eccetera, aveva un significato molto particolare. Ovviamente da un lato c'è un'incoscienza, no? C'è una assuefazione alle immagini che ci circondano che poi dopo uno trasmette nella propria fotografia o nella propria arte, insomma, come volete,
in maniera quasi inconscia, cioè non c'è una cognizione nel momento in cui uno fa l'immagine. Altre volte invece c'è uno studio vero e proprio, insomma questo è un ritratto che io ho fatto a Alessandro Michele, direttore artistico di Gucci per il New Yorker, e dove io ho immaginato lui questo barone della moda, insomma, che per la sua passione in realtà per il Rinascimento, e quindi l'ho ritratto esattamente come se fosse un personaggio rinascimentale. Quindi ci sono alla fine un po' di similitudini tra la modalità inconscia di produrre delle immagini e invece poi lo studio, insomma, che c'è dietro. Qui abbiamo, vabbè, famosissima Venere Botticelli a destra. Sto andando, cioè, prendo Salutiamo degli Renata spunti. Ferri che ci sta guardando. Ciao Ciao Renata. Renata! E a destra abbiamo Venere Katia, insomma, che è una ragazza che ho conosciuto sull'Artico russo in un paese a Tixi dove, insomma, vivono ormai 300 persone. Qui abbiamo Canova con una signora cecena incinta che non riusciva a sollevarsi dal letto. E poi a un certo punto nella mia vita è apparso questo strano pianeta, questo strano paese. Quando mi chiedono perché, diciamo, ci sono tante ragioni, ma poi recentemente ho trovato questa foto qui. Questo sono io, credo all'età di un anno e qualcosa, e questo forse spiega molto le cose. Ero comunista solo il mercoledì, come potete vedere dalla bavettina. Però diciamo, insomma, questo è stato. Io sono arrivato in Russia con una, diciamo, conoscenza quasi nulla del paese, insomma, un po' per lavoro, un po' per interesse. E qui diciamo, i riferimenti culturali sono diventati un po' diversi. Quelli visivi erano sempre gli stessi, quelli culturali, insomma, per cominciare a conoscere il paese, invece erano più letterari. Insomma, uno dei miei libri preferiti ancora oggi è Oblomov, questo signore aristocratico sanpietroburghese che trascorre le sue giornate senza fare altro che stare su un divano perché è così fatalista che crede che non c'è bisogno di fare niente nella vita. Qualcosa, lo Stato, il governo, Dio, chiunque sia, si occuperà delle cose indispensabili nel bene e nel Senti, male. visto che ci Visto fai che ci vedere fai Oblomov, vedere, vorrei vorrei chiedere una chiedere una cosa, ma cosa, ma quanto c'è quanto c'è ancora di ancora zio di Vania Vania in in Russia? Russia? Visto Ma c'è che uno. tu hai C'è viaggiato molto per molto le terre per russe. Sì, certo. In realtà di tutta la tradizione russa storica, zio Vania, Dostoevskij, Tolstoi, c'è ancora molto, c'è ancora tutta questa forma di oblomovismo, direi, cioè di strana apatia, nostalgia, malinconia esiste ancora. Poi ovviamente la Russia è cambiata, insomma, è difficile sempre generalizzare, insomma, o raccontare. Però sì, ci sono degli aspetti. Poi ci sono due mondi diversi tra Mosca e la provincia, insomma, sono due cose completamente diverse. Vado molto velocemente qui. Questo è il mio primo libro sulla Russia, Dusha. Libro edito peraltro da Postcard, editore fantastico in Italia, Claudio Corrivetti, lo salutiamo nel caso fosse per caso da queste parti. E questo è un po', diciamo, per me era come insomma, per fare un parallelismo, è come fare stretching, cioè è come quando uno non conosce bene una cosa, diciamo, prima di fare la maratona mi faccio un po' di così, un chilometro e mezzo, 2 chilometri, il mio modo di cominciare a vedere il paese. Ed è un'esperienza alla fine che poco racconta del paese, insomma, alla fine ho scoperto che racconta forse più di me che non della Russia in se stesso, per quanto sia un po' un affresco curioso. Ma Ma Davide, ogni Davide, fotografia ogni racconta fotografia sempre racconta solo sempre dell'autore, è sempre Sì, qualcosa di privato nell'immagine, c'è sempre qualcosa che è tuo. forse c'è sempre più quello che altro. È una scelta. E quindi così era un po' questa mia esperienza, questo mio approcciarmi alla Russia, insomma, questo mio sentirmi un po' Oblomov in qualche modo Senti, in ti Russia. posso chiedere una cosa, Davide? Nel senso, tu mi Tu mi dicevi di dicevi Oblomov, no? Io così trovavo un po' di quelle astrazioni, di quelle assenze metafisiche di Kafka, poi dicono anche Dottor Zivago, di Pasternak, ovunque. Ma ecco, per esempio, ti stavo per chiedere, tu,
Perché hai deciso di fare il fotografo? Qual è stata la spinta che ti ha portato a fare il fotografo? Qua ci chiedono in realtà qual è il libro a cui sei più legato. Magari sono due domande che potrebbero andare anche. Noi abbiamo fatto dei grandi collegamenti in questi anni, in questi incontri con il cinema, la letteratura, la musica, no? Ognuno ha una sua provenienza. Sì, no, credo la ragione per cui ho fatto il fotografo è la ragione forse un po' più ovvia, diciamo, mi sembrava il modo più facile, efficace di poter andare in giro e vedere le cose con i miei occhi e avere un'ottima scusa per poterlo fare, insomma, questo, diciamo, questa è probabilmente la ragione iniziale. Non è più la stessa, certamente, le cose sono molto cambiate, secondo me. Però, diciamo, non lo so, insomma, è una modalità di racconto, è una modalità, è una scelta di vita. Adesso poi, tra l'altro, nel momento specifico, pensare a questa cosa dei viaggi, di poter andare in giro a vedere le cose, sembra quasi un sogno impossibile, insomma. Il libro preferito, non lo so, ce ne sono tanti, è come scegliere un libro fotografico, un libro normale, un libro letterario, un romanzo, insomma. Non lo so, io leggo in generale parecchio e leggo cose molto diverse, da romanzi a trattati di politica, insomma, ultimamente, non saprei dire. Però appunto, ecco, ci siamo giusto appunto, cioè uno le ispirazioni le trova nelle forme, nei colori, libri, film. E quando io sono arrivato in Russia, diciamo, anche perché la mia famiglia aveva avuto un passato piuttosto religioso, e di fatto la nostra cultura visiva in parte dipende da mecenatismo religioso. Sono andato a vedere anche qua che cosa faceva la Chiesa e ho scoperto in realtà le icone, che era una cosa che io conoscevo piuttosto po poco. Ma dopo le icone, in realtà ho scoperto questo, il costruttivismo. E vorrei farvi notare, se forse non ci avete fatto caso, per me è stata una scoperta micidiale quando la feci 15 anni fa. Le similitudini grafiche di questa cosa, cioè la texture e il pattern degli abiti liturgici, in realtà non sono, vengono ripresi, appropriati da poi Lisinski, che vediamo qui, e Monteleone poi se ne appropria di nuovo. Capolavoro. Bello che parli di Monteleone in terza persona. E Senti, ti vabbè, volevo chiedere una chiedere una cosa. cosa. Renaria in realtà voleva dire che si riferiva al tuo Riferiva al tuo libro. Ora libro, non ora so non se so ti va se di ti dire va un di dire qual è un il tuo qual è il tuo libro libro preferito o preferito. a quello a cui sei più Quello è legato. ancora peggio, proprio come scegliere il figlio preferito, cioè diventerebbe uno scandalo di famiglia. Mi piacciono tutti, no? Mi piacciono tutti, sono tutti molto contenti, Spasiba, Dusha, Rettisto. Ci sono dei libri che vengono meglio e dei libri che vengono peggio, però insomma sceglierne uno è difficilissimo, insomma. L'altra volta abbiamo parlato anche di Carlo Rosso. Sì, Rettisto, il cardo rosso, esattamente, che è questo, insomma, questo qua. Una copertina purtroppo molto brutta, devo dire, ma insomma il contenuto no. Proseguo velocemente qui. Interrompetemi, se vi sto annoiando con No, queste vai, vai, cose. vai, vai. Qui abbiamo Malevich alla nostra sinistra, è sempre un Monteleone alla nostra destra. Sempre Malevich. Grandissimo Malevich, io insomma, diciamo così, mi sento un po' fantoziano nel dirlo, ma quando le ciorni quadrati, il quadrato nero, eccolo qua, è ovviamente un mistero dell'immagine visiva, insomma, questa semplicità e questa potenza allo stesso tempo. Questa foto qui è molto significativa, secondo me, perché è la prima mostra di Malevich. E come vedete il layout non è particolarmente ben organizzato, però se notate i ciorni quadrati, il quadro più famoso di Malevich probabilmente, in questo angolo in alto della stanza, e il motivo per cui sta in quest'angolo è perché in Russia quell'angolo è il Krasny Ugol, cioè l'angolo giusto, l'angolo bello, e nelle case, diciamo, dei contadini quell'angolo lì era riservato alle icone. Un po' tipo la Tipo la sezione sezione. aurea dell'architettura. Sì, cioè si metteva lì perché quello era il posto più sicuro, più bello, più facile da vedere della casa, e lì Qui si è metteva mostra lì anche questa. questa prima mostra. Sì, la Galleria Tetrakovskaja, vicinissimo a casa mia, insomma, a dire il vero. Ed è interessante questa operazione, diciamo così, politica, se vuoi. Dici, vabbè, ok, fino ad oggi noi in questa
storia della visiva della Russia, abbiamo avuto le icone, questa è la nuova icona, questa è la nuova visione della Russia. No, non dimentichiamoci, insomma, Malevich faceva parte, insomma, almeno all'inizio di questo movimento rivoluzionario, subito successivo alla rivoluzione di ottobre, poi si è, credo, un po' pentito. E poi Senti ci sono Davide, è altri. venuto fuori, in questi giorni Questi abbiamo giorni parlato abbiamo parlato spesso anche di spesso altri anche di fotografi altri fotografi russi, qua russi, vedo qua anche vedo anche Fontana lì in Fontana lì in mezzo, mezzo. Sì, c'è un Fonaggio Fontana, ne ha un spesso Rocco e un parlato Sugimoto. di fotografi, allora ci chiedevamo, Chiedevamo no, e noi anche anche con con Francesco Francesco Zizzola Zizzola l'altro l'altro giorno giorno dicevamo dicevamo che che spesso spesso il lavoro il lavoro artistico artistico viene un po' viene un dal po' dal dolore, no, dolore, dalla no, dalla necessità, necessità, dal, come dire, di dire di dire qualcosa. qualcosa. Allora Allora io mi io mi chiedo, ma chiedo, ma tutti i tutti i vari vari Dostoevskij, Dostoevskij, Mussorgskij, Mussorgskij, Borodin, Borodin, Oblomov, dove dove sono andati sono a andati a finire? finire? Come mai Come non, mai? o ce ne O ce sono ne sono altri che altri che magari noi magari non noi non conosciamo conosciamo e non e non sono sono alle alle nostre nostre portate in portate in questo questo momento? momento? No, no, di Non hanno varcato i scrittori, confini, intendo. no, no, di scrittori russi contemporanei ce ne sono tanti e di altissimo livello. Devo dire che pochi vengono tradotti in italiano, molti vengono tradotti in realtà in inglese, in tedesco, in francese, però ci sono, insomma, penso, generazione anni 90, Pelevin, Sorokin. Tanto per citarne due, ultimamente ho letto un libro fantastico, meraviglioso, che si chiama Zuleika apre gli occhi. È una storia scritta da una scrittrice di cui purtroppo adesso non riesco a ricordare il cognome perché è difficilissimo, però Tatara, molto giovane, 28 anni, che racconta la storia di sua nonna, in una maniera molto fiction, durante il periodo, immediatamente post-rivoluzionario, quando il governo, diciamo così, il nuovo governo sovietico sequestra le terre ai proprietari terrieri, e non solo ai proprietari terrieri, anche ai contadini arricchiti in qualche modo, e li spedisce in questo caso specifico in Yamal, Siberia estrema, e racconta tutto questo viaggio e come in realtà diciamo, i prigionieri e i carcerieri in realtà poi condividono la stessa vita. Insomma, veramente un libro fantastico che credo, non so se è stato tradotto anche in italiano già, probabilmente, forse sì. Comunque, Zuleika apre gli occhi, segnatevelo, è fantastico. C'è un libro incredibile. Se poi qualcuno non ha letto Sorokin o Pelevin, altro grande suggerimento. Senti, Senti, siccome i siccome i nostri nostri ascoltatori sono ascoltatori sono sempre sempre molto molto colti, colti, allora qua allora ci qua dicono ci dicono naturalmente naturalmente anche anche sembra sembra Limonov, Limonov. fanno Limonov. naturalmente riferimento Ecco, qualcuno mi suggerisce il all'assenza nome di delle. Costantine, Scusa, qualcuno mi ai suggerisce il Rublev, nome, ti dico solo. della scrittrice? È Gusel Yacina. Ah, Grazie perfetto, a eccolo là. Claudia Schiazza che ci dà il nome. Grazie. Scusami Fabio, ti ho interrotto. No, No, vabbè, ti faccio una vabbè, ti domanda, faccio ma una posso domanda, ma posso rispondere io, rispondere credo, io, a credo, questa, perché ci perché ci chiedono chiedono come mai hai come mai hai scelto la scelto la Russia, le sue Russia, le province sue come province tema come e tema Mosca e come Mosca base, come forse base, per forse l'amore, per se non l'amore, se non ricordo ricordo male. male. Ma sì, no, ovviamente è stata un'occasione, diciamo così, di lavoro. La simpatica Renata, non so se è ancora in linea, ma ha una grossa responsabilità al riguardo, insomma, perché. Io in realtà volevo andare nei Baltici per fare una via di mezzo tra l'Italia e la Russia e lei mi disse molto simpaticamente: No, a me dei Baltici non me ne frega niente. E dice: Se vuoi andare, vai in Russia. E io un mese dopo, diciamo così, partii così, inconsciamente per la Russia. Poi in realtà ho sempre avuto un po' questo interesse nei confronti di questo mondo all'est, insomma, per la mia generazione, quella che è nata prima del muro di Berlino e ha visto il muro di Berlino cadere quando era adolescente, quella parte di mondo lì era la parte di mondo che non, dove non potevi andare, dove c'era il nemico. Io sono cresciuto negli anni 80 e negli anni 90, quando il mondo di riferimento erano gli Stati Uniti, no? Erano gli hamburger, erano il drive-in, erano, non lo so, Beverly Hills. E da là, che dall'altro lato che c'è? Quindi Certo. così, insomma. E poi ha una parte, credo che ci sia una parte di me molto mediterranea, un'altra parte particolarmente nostalgica e malinconica, che qui è come una fosse una cassa di risonanza, insomma, non, è molto facile essere malinconici e nostalgici qui.
Certo, vedo il saluto di Valerio Caverna, che ti dà Ciao fotografia, Valerio. che ci segui sempre con grande affetto, Valerio, devo dire. E anche Barbara Barattoli ti saluta, che Ciao Barbara. sta su Facebook, che ci guarda da quest'altra parte, anche Barbara ci segue sempre. Senti, Davide, io ti volevo chiedere Salto un una po' di cosa, pelle. Io come vado alla avanti luce così, ci siamo detti, no? Sì. Quanto è contato per te quel famoso pensiero, se c'era Europa Centro, nel senso che eri investito da questa responsabilità dell'Europa, organizzatrice, invece naturalmente noi andiamo sempre in viaggio con un altro spirito, un po' più empatico, più di ascolto, di condivisione, di assortimento, un po' di spunti, no? Anziché pensare di avere la verità, quello che vediamo. Sì, io credo che l'intenzionalità è importante. Credo anche che purtroppo è vero che per tanti anni la fotografia è una forma di colonialismo. Non è un caso che anche nella mia stessa fotografia l'essere umano scompare sempre di più, perché non voglio avere questa responsabilità di descrivere l'altro. C'è una teorica dell'immagine in questo momento abbastanza in voga, che è Ariella Azoulay. Ha scritto fondamentalmente due libri importanti, uno un mattone, l'altro ancora di più. Il primo si chiama A Civil Contract of Photography, un contratto civile per la fotografia, un mattone di 400-500 pagine, in cui la riassume in una frase che secondo me è quella fondamentale. Lei definisce la fotografia come un contratto tra le parti. Il contratto tra le parti non prevede soltanto chi fotografa e chi viene fotografato, ma è molto importante che il contratto abbia a che vedere col fotografo, l'apparato, quindi la macchina fotografica, il soggetto, ma anche l'audience che guarda. Cioè l'audience non è esterna a questo processo. L'audience, quando guarda una fotografia, non sta guardando un'immagine, dovrebbe cercare di capire che cosa c'è oltre l'immagine. Qual è il Certo. significato di quell'immagine? Come è stata presa? La teoria dell'Azoulay, poi nel libro successivo, che è uscito da pochissimo, e si chiama Relearning History, in questo caso teorizza la nascita della fotografia e la fotografia come la scoperta dell'America. Fondamentalmente dice: noi quando fotografiamo qualcuno pensiamo di aver scoperto qualcosa, pensiamo che stiamo rappresentando qualcosa in una maniera unica, senza sapere che in realtà, così come l'America, era lì da sempre. È quello che ci abbiamo detto oggi, non è che in Africa o in Sud America aspettassero con l'orologio gli europei che arrivassero a distruggere tutto e a far estinguere gli Incas, i Maya, i brasiliani, tutte le popolazioni No, indigene. certo, no, quindi insomma, diciamo, è un tema questo qui della fotografia e dell'utilizzo della fotografia e dell'utilizzo dell'immagine che mi è molto caro e a cui cerco di stare molto attento. Forse a tal proposito posso saltare un po' di pezzi e andare a una cosa. Oddio, poi magari torno indietro perché forse qua ci sono altre cose da parlare, però. Qualche anno fa, in realtà, partiamo da qua. Ah, vediamo. Sì, così, tanto per fare uno poco conosciuto. Diciamo, qualche anno fa, quando c'è stata la crisi tra l'Occidente e la Russia, io ho deciso di intraprendere un viaggio attraverso la Russia per fotografare le persone molto lontane da Mosca. E la mia ispirazione, anzi l'idea fondamentale, era quella di fotocopiare Avedon apertamente e, anziché chiamare il progetto in the American West, chiamarlo in the Russian East. Uno, perché andavo nella direzione opposta, andavo a est, e due, per un parallelismo per cui pensavo che in realtà questa modalità di fotografia del ritratto sul bianco, eccetera, eccetera, che aveva utilizzato Avedon per descrivere in questo caso non le celebrities che fotografava generalmente, ma questa parte di popolazione degli Stati Uniti, diciamo, lontana dai circoli del potere, era molto simile a quella che c'è ancora tuttora in Russia. Quindi questo era Avedon, credo che tutti conosciate la storia Sì, dietro sì. queste fotografie. E questo è Monteleone, sempre.
E il risultato è questo qui, vi faccio vedere qualche foto, ma poi arrivo ad altro. E in questo caso veramente l'intenzione era copiare in tutto e per tutto Aveda, nella gestualità, nel cercare di trovare personaggi similari, nella composizione, nel taglio. Cioè è una fotocopia, un omaggio totale a Avedon. Molto bello. Eppure questo. E poi ovviamente c'è un momento in cui uno scopre il trucco, no? E io che credevo che questa gente non volesse essere fotografata, ho scoperto che poi in realtà io facevo degli annunci tipo sull'equivalente di Facebook, si chiama Vkontakte qui, e dicevo che okay, vengo in questo paese per 2 giorni, mi metto qui col mio fondale, se volete essere fotografati venite. E a un certo punto si creava la fila. Certo. Tanto che a un certo punto non era più importante fotografare le persone, ma era più importante dove mettessi il telo. Non c'era qualcuno poi a fine giornata che ti tirava per i pantaloni dicendo non hai fotografato mio figlio, mia figlia? Sì, assolutamente, assolutamente. Però ho tirato fuori questa cosa perché poi in realtà circa un anno dopo che avevo finito questo progetto, mi chiama Time Magazine. E mi chiede di fare un progetto fotografico sulla migrazione solo con ritratti, così come quelli che ho fatto in The Russian East. Ora, ovviamente loro sanno benissimo chi è Avedon, però era stato divertente che a un certo punto ero diventato io l'autore di foto che in realtà aveva fatto Avedon. Questa è una copertina di Time, era una doppia copertina, sono uscite insieme perché sono madre e figlia. Però la cosa, diciamo, interessante è che io a questo lavoro qui ho deciso di inserire delle mappe dove ogni persona che io ho fotografato e ho chiesto anche di disegnare la mappa del loro percorso migratorio ed è molto interessante, cioè, diciamo, da un lato comincia a esserci una partecipazione piuttosto che un'appropriazione dell'immagine perché c'è un contributo diretto oltre che quello di posare. E poi ho scoperto che in realtà molta della narrativa o dei racconti che un'immagine può fare, la può fare anche un disegno, insomma, forse anche meglio in qualche modo. Senti, e questi... Cioè, Questa è casa mia, scusate, questa è casa mia. A tutto il palazzo, credo. destra, sì, no, il sesto piano. Senti, ti volevo chiedere una cosa, Davide, e dov'eri? Che giro hai fatto? Queste persone in che paesi erano per dargli una... contestualizzarle? Ora ci vorrebbe una mappa della Russia. Prova a tornare alla mappa della Russia velocemente. Comunque tutto l'estremo est Ah, russo, quello che qui si chiama ok. Dalnivostok o Far East. Sì, no, insomma, per consumato che chi ci sente può capire dov'eri. Sì, ecco, diciamo, oddio. Non so se vedete se io indico Sì, questo. certo. Cioè, vedete la mia penna? Ah, Certo. ok, ottimo. Diciamo da questa linea a destra in poi, da qui Cita, Tixi è un paese che sta più o meno qua. O qua, adesso è un po' difficile identificarlo. Comunque, insomma, Vabbè, tutti comunque questi posti. l'estremo, diciamo, est della Russia. Sì, fino a Vladivostok. Vladivostok è qua, scusatemi. Sakhalin, per citare Chekhov, Baikal. Vabbè, non so, Forse sono io qua un secondo. forse interrompo un po' le foto, così ci parliamo un po', perché magari la gente si annoia a vedere solo le immagini, non lo so. No, anzi. Ci stanno anche mettendo dei link che ci dicono come promemoria sarebbe bello avere alla fine delle dirette con accenni ai libri che hai nominato, ci dicono. Quindi magari potremmo anche mettere qua alla fine una bibliografia perché sai che tutti quelli che ci ascoltano vanno immediatamente su Google, quindi a vedere Ah, insieme certo. dei... Se volete posso parlarvi di un X libri fotografici sulla Russia che sono molto belli e che mi hanno
così, ispirato. Vediamo. Ti fanno una domanda, Davide. Sì. Hai mai avuto problemi in Russia, a Mosca, dove la libertà di stampa è un po' critica, tipo Anna Politkovskaya, per esempio? No, perché non sono Anna Politkovskaya, no, perché non sono russo. Qualcuno dice c'è un eco pazzesco, sorry, mi dispiace. Lei però non lo sono diciamo. Salveremo la diretta, Gian Gosdell, certo. Ho avuto dei problemi nel Caucaso, mi hanno detenuto, mi hanno minacciato di morte, ma niente in confronto a quello che subiscono giornalisti russi. Comunque sono uno straniero e diciamo devo scavalcare delle regole e devo fare veramente qualcosa di grave perché mi succeda fisicamente qualcosa. Questo, diciamo, alcuni dei miei colleghi qui sono alle volte sono un po' paranoici, cioè qualcuno mi racconta le storie che gli sono entrati in casa, se ne è accorto perché c'erano le scarpe storte, spostate. Io sono sempre un po' perplesso su queste cose, insomma, credo che sia un po' di forma di protagonismo. Poi è vero che la Russia ha dei seri problemi di libertà di stampa, su questo non c'è dubbio, però, diciamo, come straniero. Di nuovo, siamo nella fase, sono nella sezione di quelli privilegiati, ecco. Non vorrei essere stato Politkovskaya, Estemirova o Nemtsov, che non era un giornalista, ma vabbè, insomma. L'eco è solo di Fabio, dico, è colpa tua, Fabio. Eh sì, non so perché, un pochino, senti, ti voglio dire una cosa, Bernadette, che è sempre una nostra cara affezionata ascoltatrice, ci chiede se sei andato a Odessa, che tipo di Sì. Ucraina è? Odessa ce l'avevamo in una foto prima, non la troverò più adesso. Beh, insomma, intanto, vabbè, Odessa uno arriva e vede la scalinata. È la scalinata quella che Fantozzi Potionkin. È una cagata tremenda, ve la ricordate il Ah, film? In realtà il film è un capolavoro del cinema, insomma, ma comunque. Sì, ci sono stato, non direi che è una città che conosco molto bene, quindi non avrei da esprimermi su questo. Poi Odessa è Ucraina, in questo momento le relazioni tra i due paesi sono decisamente poco piacevoli. Io mi verrebbe Ma da ce chiedere l'abbiamo Angelo, però ancora? Angelo è sparito, non so dove è andato a finire, si è cancellato dalla nostra. Spero che rientri in qualche modo, che ci scriva qualcosa qua sulla Si è stampa. annoiato. No, non so che è successo che così diverso. No, una cosa che ti volevo chiedere, abbiamo parlato oggi, no? In questa lunga permanenza a Mosca e come tantissime esperienze di tutto il mondo, quanto è Quanto è cambiato il tuo cambiato modo di il tuo modo di fotografare? fare? Quanto Quanto l'esperienza che hai avuto, magari magari fai fai meno meno persone e fai persone e fai più più paesaggi, forse, paesaggi, fai più fai cose più cose più metafisiche, mi metafisiche. sembra. Sì, direi di sì. Diciamo che sono interessato a dei processi di narrazione visiva che non necessariamente sono molto tradizionali. Adesso sto facendo una cosa, stavo facendo una cosa perché sono stato bloccato anch'io dal Covid. Una cosa che parte praticamente da dei dati economici, insomma, ci sono delle immagini di paesaggio, ci sono immagini di infrastrutture, ma ci sono anche molte immagini che sono immagini satellitari, c'è una visualizzazione, quella che si chiama digital data visualization, abbastanza complessa. Cioè, credo che la fotografia in se stessa è un aspetto emotivo che è molto importante, ma diciamo forse nel mio pensiero narrativo non è più l'unico elemento, ecco, ci sono altre cose che mi interessano, insomma, ci sono tutto il retroscena della fotografia. Purtroppo non ho niente da farvi vedere al riguardo perché il lavoro è ancora in corso d'opera e tra l'altro è blindato da parte di National Geographic, però insomma in teoria doveva essere esposto in parte ad Arles quest'anno, ma non lo sarà perché
come tutti gli eventi sono stati cancellati. Sto tornando, ho avuto un blocco camera, dice Senti, Angelo. ecco, Angelo sta tornando a tutti e Duccio ci chiede, prima parlavi dei libri fotografici sulla Russia che ti hanno influenzato, quali sono, ci chiedono. E Valerio ci Fotografi. dice anche, scusa se sono domande stupide, ma ritratti che macchine l'hai fatto? Noi parliamo quasi mai di tecniche in realtà con La Angelo, sai, ci macchina siamo uso sempre, approcciati. ormai uso da diversi anni sempre la stessa macchina, che è una macchina svizzera che si chiama Alpa, è una specie di mini banco ottico, però con un dorso ormai digitale, prima analogico e oggi Mi digitale. ricordo che a un certo punto facevamo, tanti facevamo le foto con la Olga, no? Ti ricordo. Sì, la Olga l'ho usata per il primo libro d'uscia, una parte del lavoro è scattato in Olga. Anche perché è perfetta per il clima moscovita, nel senso che qui l'esposizione è sempre la stessa, c'è il cielo grigio, tu esci di casa, metti un sessantesimo 5-6 e stai a posto tutto il giorno, dalla mattina alla sera. No, più che altro che essendo una macchina di plastica, non avendo nessuna parte meccanica o digitale, non c'è periodo che la blocchi. Esatto, e tra le altre cose quello. Poi mi sono un po' annoiato degli artifici della Olga, insomma. Così, no, per tornare, chiudo un attimo questa cosa, così magari vi faccio vedere, poi magari se volete ci torniamo. Scusate, nel frattempo Certo. sono partite 750 email. Come si fa? Eccolo Stop Angelo, stream, eccolo. eccolo qua. Eccolo, ok. Scusate, casini. Ci siamo, tecnici. No, in realtà per non parlare solo delle cose mie, diciamo, posso fare una panoramica, cioè veramente ho preso quattro libri di corsa, però libri che riguardano la Russia, che un po' anche questi possono essere il percorso da cominciare a interessarsi alla fotografia a cominciare a interessarsi a una fotografia sempre più complessa. Allora, il primo è questo, non manco la copertina più, scusate questo. Adesso lo apro, Turetta lo sgama subito, secondo me. Turetta, scusa Angelo, volevo dire, mi viene No, una no, volta. no, scusa. Vabbè, dai, dai. Questo è Cartier-Bresson, viaggio a Nonno, Mosca. nonno. Non, super nonno, mega nonno. Mega nonno. Il mega nonno è, vabbè, insomma, grande libro, ormai un po' noioso, devo dire, ma insomma, pur sempre un grande libro. Non so se si vede, sì. Sì, Sì, perfettamente. Mosca. Tra l'altro, questa è una prima edizione, credo che sia del Ecco. 60. Comunque, Comunque, la foto nel dopolavoro, la foto nel dopolavoro della fabbrica è uno dei capolavori che resterà. assolutamente sì. Adesso non, No? probabilmente ci metterò un'ora per trovarla, I due che quindi ballano al centro. assolutamente. La perfezione assoluta. No, beh, diciamo sta intorno a qua, ma non è questa. Eh no, non è No, questa, non è è questa. la No, vabbè, comunque adesso ci parliamo di siamo capiti Monteleone. benissimo. Parliamo di Monteleone. Senti, Davide, No, invece una cosa che mi interessava, perché proprio perché stiamo in qualche modo fuggendo, a quanto ho capito tutti quanti, dal fotogiornalismo, e che ormai insomma lascia il tempo che trova. A me è piaciuto moltissimo il tuo lavoro, April Thesis, un viaggio, questo viaggio immaginario di Lenin per il centenario della rivoluzione bolscevica, un'idea geniale. Raccontaci un po' di questo libro. Sì, questo libro è stato, anche questo è un prodotto Postcard Edizioni, Sì. fatto in una, diciamo, veramente velocissimo. Claudio è stato, Claudio che non è velocissimo normalmente, No, in questo caso è stato molto, molto veloce. lì c'era il Design. centenario da rispettare. Esatto, c'era un centenario da rispettare. Questo libro nasce da, appunto, l'occasione, il centenario della rivoluzione di ottobre. Sì. In pochi sanno che in realtà Lenin, prima di arrivare in Russia e di avviare tutta la rivoluzione, voleva fare la rivoluzione da lontano, cioè era in esiliato in Svizzera, a Zurigo, Certo. e ha tentato addirittura di fare la rivoluzione in Svizzera, che a pensarci oggi ci viene la pelle d'oca, insomma. Quindi esiliato in Svizzera, riesce nel marzo
Altro dettaglio interessante, perché si parla tanto oggi delle meddling, delle influenze delle democrazie altrui nelle altre. E in quel periodo c'era la prima guerra mondiale, l'impero russo e l'impero tedesco erano in guerra, quindi la Germania era off limits per qualunque cittadino russo, ma interessati a fare un cambio di governo in Russia, i tedeschi sponsorizzano Lenin e lo fanno tornare con un treno, sua volontà ovviamente, attraverso la Germania, la Svezia, la La Finlandia Svezia fino verso il a nord. San Pietroburgo. Nel frattempo, mentre percorre questo treno, lui scrive questo documento, insomma, mitico, Le tesi di aprile, è una pagina, in cui lui elabora, diciamo, la strategia per prendere il potere, per insomma, far funzionare la rivoluzione. Quindi la mia idea iniziale era di ripercorrere questo viaggio, rifare lo stesso viaggio Di di Lenin. Lenin. Partito da Zurigo e ecco appunto, c'è una foto di Zurigo e rifare tutto il percorso. Ovviamente questo è un problema della fotografia, è difficile fotografare l'invisibile. Lenin se n'era andato 100 anni prima e con lui qualunque segno della presenza di Lenin. Allora il passo successivo è stato raccogliere tutti i documenti che riguardavano queste 2 settimane di vita di Lenin e selezionarne alcuni e rifotografarli in una maniera, cioè, diciamo tipo forense, ecco. Sono i biglietti, non so se si riesce a vedere, Sì, si vede, si vede. i biglietti di viaggio di Lenin, le lettere con la moglie, tutti i documenti riservatissimi che per accederci, insomma, ho dovuto fare i salti mortali agli archivi di Mosca, di San Pietroburgo, eccetera, eccetera. E la terza parte del lavoro poi è stata quella Di reinventare il di personaggio. reinventare il personaggio. Inizialmente volevo noleggiare, no, noleggiare, come si dice, assumere uno di questi sosia che si trovano nella Piazza Rossa e di portarmelo in viaggio, no? Poi qualcuno mi ha fatto notare che se mi mettevo un cappello Sei perfetto. e mi curavo un Ti attimino, in aspetta realtà, Trotsky a Mosca. esatto, in realtà potevo tranquillamente impersonificarlo e quindi di fatto io ho fatto sto viaggio vestito da Lenin. Bellissimo. Bellissimo. Idea geniale, guarda. Conciato da Idea Lenin. geniale. Questa è una delle immagini. E il gioco del libro è un po' questo, che all'inizio, questa è la prima foto in cui si vede Lenin davanti a Zurigo, volutamente in bianco e nero per dare un po'. Cioè non sai se è vera o no. Dici, ma c'è Non qualcosa avrei di pensato di diverso? fare un viaggio a Memphis vestito da Elvis Presley, vero? Quello l'hanno fatto, ci L'hanno sono. fatto. Ci hanno vinto World Press Photo con quello. Esatto, non mi ricordo i loro nomi, Erano due però. stupendi che giravano vestiti da Elvis Presley. Tra l'altro, io diciamo, siccome Lenin è una figura più mitologica che umana, in realtà non è che interpretassi tanto lui, interpretavo le sue statue, la sua iconografia. E quindi cioè, Bravissimo. ogni tanto ci sono queste immagini di questa potenziale statua di Lenin che compare. Queste pedulle sono stupende, questi riflessi rossi sulle pedulle sono meravigliosi. È un lavoro meraviglioso, un lavoro meraviglioso. Questo, diciamo, è il top del top. Questo è il È traghetto che Lenin stupenda. prende. E io c'avevo, ovviamente, tra l'altro, queste foto tecnicamente, diciamo, non le ho fatte io, le ha scattate la mia assistente Chiara Fossati, insomma, Ma c'avevi un truccatore o t'eri fatto crescere barba e No, no, la capelli barba me lunghi? l'ero fatta un po' crescere di mio. Un po' ci sistemavamo e poi col simpatico, tanto bravo e tanto, come si dice, bistrattato Photoshop, tanti, cioè Ah, beh, certo. quei 2 dettagli, tanto fatta la fiction. Davide, ti chiedono di farmi vedere meglio le immagini poi su Instagram. Scusate, Almeno questa l'ultima, sì, scusate, anche qua con quelle la col doppia posto, forse. piattaforma diventa complessa la faccenda. So, Cioè, noi sono siamo un po' molto schizofrenici sulle schizofrenico. nostre Ci piacciono. dirette. Ci piace Davide, fare fammi un po' il così. libro. Madonna, quante richieste. Cioè, pure un po', eh? Ti dicono di abbassare Grazie il Alice, libro. ciao. Io Io intanto intanto guardo anche guardo un po' anche di un po' di commenti. commenti. Senti, poi questa tua ricerca, appunto quasi come hai definito tu, da polizia scientifica, no? Di riproduzione coso.
L'hai riprodotta anche in un altro lavoro, molto, in due lavori anzi molto belli, no? Che sono questa riproduzione un po' alla Irving Penn, no? Dei relitti di Maiden e catalogo di Lampedusa. Sì, assolutamente sì. Catalogo di Lampedusa, forse ce l'abbiamo qua. È passato prima, infatti mi è venuto in mente perché l'ho visto prima. Allora, vediamo se riesco a ritrovarlo al volo. Intanto che c'è tutte le cose, ti faccio una domanda che è abbastanza interessante di Giuseppe, che ti chiede, da italiano che sta in Russia, Sì. come vedi la rappresentazione fotografica dell'Italia fatta dai fotografi russi? Ci sono lavori che rendono interessanti, al di là della malinconia e della fascinazione nel caso per l'Est Europa e del tuo passato, cos'è invece di meraviglia oggi per te Fotografi stesso? russi che hanno fotografato l'Italia? Sì, dei russi che hanno fotografato l'Italia, tu hai trovato delle immagini, dei lavori interessanti? Onestamente, così non mi viene qua, contemporaneo non mi viene in mente nessuno. No, cioè mi vengono in mente scrittori che hanno raccontato Brodsky, tanto per dire, il libro su Venezia di Brodsky è un capolavoro assoluto, cioè lo dovrebbe avere chiunque. Penso, non lo so, ai film di Tarkovsky che ha passato e trascorso molto tempo in Italia, però fotografi veri e propri, onestamente, non mi viene in mente niente così su. Manco quel Pinkasov che produce costantemente immagini. In Italia penso che di Pinkasov non ce ne sia nessuno. Alessandro dice, mi sa che loro non ci si fidano. Vabbè, No, però. ma credo che, diciamo, storicamente in passato, prima era un problema venire in Italia per un russo, diciamo, primo problema. Beh, certo, bisognava, anche per noi bisognava avere i visti per andare in Sì, Russia, ma mi visti, ricordo. permessi, non potevi uscire dal paese, ecco. Certo. Quindi, insomma, c'è una produzione. Ci sono però dei fotografi, diciamo, russi contemporanei, giovani, che sono bravissimi. Uno è questo fotografo, Danila Tkachenko. Sì. Non ho l'altro libro suo, probabilmente più bello, è Zona. Sì, lo posso dire, l'ho curato io, però insomma non ce l'ho qua. Però è un fotografo. Senti, Beh, Davide Gianni Mikhailov, Cataldi un altro genio ti assoluto. chiede come vedi dalla Russia, come vedi lo stato della fotografia italiana, a parte i due presenti naturalmente, quindi non direbbero brutte cose. Ma io invece lo stato della fotografia italiana lo vedo piuttosto bene da un punto di vista creativo e produttivo. Cioè, ci sono un sacco di fotografi bravissimi, capaci, che sperimentano un sacco di modi diversi. C'è una storia. Purtroppo non è stata valorizzata a sufficienza, ma credo che ci sia una scuola della fotografia italiana, cioè a tutti gli effetti. Quindi da quel Ma se punto, da vuoi un è anche regionale, c'è una assolutamente. scuola campana, una scuola siciliana, una scuola milanese, cioè no. Assolutamente sì. Da un punto di vista di, appunto, di sostegno e di aiuto, supporto, eccetera, eccetera. Ecco, questo probabilmente rispetto a paesi come la Francia stiamo parecchio indietro, rispetto a paesi come forse gli Stati Uniti stiamo parecchio indietro. Devo dire che c'è anche un problema, secondo me, noi abbiamo un deficit di internazionalismo. Adesso non vorrei dire una cosa che potrebbe sembrare salviniana, però un po' di protezionismo alla francese fa bene. Ma sì, perché no? Insomma, Cioè, i francesi, se voi andate a un festival francese, il 60% degli esposti sono sono francesi. francesi. In Italia normalmente c'è la tendenza a dire: ah, invitiamo quello lì che viene dall'Uzbekistan piuttosto che far lavorare un italiano. Ma Sì, quello, noi siamo guarda, sempre un po' esterofili, Davide, questo secondo me un po' è il sicuramente. provincialismo italiano. E un altro grande po', però. E questa è purtroppo la fotografia italiana è frazionata in parrocchiette, come se appartieni a quella parrocchietta, no? Vieni esaltato, vieni portato avanti, se non appartieni a quella parrocchietta, stai fuori e magari stai in un'altra parrocchietta. No, Questo purtroppo è un po' il dramma della fotografia, a mio modesto parere, Sì, no, italiana. no, co concordo che ci siano assolutamente.
Verissimo. E soprattutto non c'è una visione a lunga durata, ecco. Cioè, Sì. c'è il Qui si personaggio aggancia un'altra domanda che invece interessante secondo me, che ti chiede come fotografo, e invece noi possiamo rispondere mi sono sganciato perché da, scusate. abbiamo superato il tempo su Instagram, adesso cercheremo di ricollegarci Sì. perché abbiamo superato l'ora e Ah, pensate, vabbè, allora adesso ora stringiamo. riprendiamo la domanda naturalmente. KGB ce l'abbiamo anche in Italia, Sì. Davide. Non Ti c'è devi dubbio. ricollegare un secondo a Instagram se vuoi, o se no proseguiamo qua. No, eccoci. Ora Sento tutto con 2 minuti di ritardo. Eccolo. allora, Davide, ci chiedevano se, visto che tu Visto che viaggi tu viaggi moltissimo all'estero, le moltissimo all'estero, le commissioni di commissioni di lavoro ti lavoro arrivano ti quasi arrivano sempre quasi per sempre per l'estero e l'estero anche e in anche in Italia, o Italia lavori o proprio lavori in proprio. Italia? No, i clienti che ho in Italia normalmente ricomprano lavori che sono stati prodotti da altri clienti stranieri. Devo dire, negli ultimi anno e mezzo, cioè diciamo quasi tutti americani, neanche europei più. Cioè, anche da un punto di vista editoriale, anche giornali come Paris Match, Le Monde, Stern non hanno più le risorse che avevano prima. E devo dire anche negli Stati Uniti ci sono difficoltà, però ci sono delle formule diverse, insomma, per produrre i progetti. Insomma, uno è un po', deve fare un po' il mago per trovare le risorse. Però no, in Italia credo l'ultimo assignment italiano risalga 4 anni fa. Senti, e Senti, invece i invece libri, il il sostegno per i sostegno libri, per i perché libri, perché sappiamo sappiamo tutti noi tutti noi quanto quanto costa fare costa un fare un libro libro e e quindi che quindi c'è che c'è sempre sempre bisogno di un bisogno aiuto esterno per esterno fare il per libro, fare no? il Dicono che libro. Sì, io diciamo sono stato abbastanza fortunato in questo caso perché tutti i libri che ho prodotto non, fondamentalmente non ho cacciato una lira. Diciamo, Duscia, che è stato il primo di Corrivetti, è stato così praticamente pagato da Corrivetti, anzi, pagato dall'editore. Andate tutti da Corrivetti che è generoso. No, scherzo, è generoso, ma insomma non lo perseguitate, poverino. Red Tistola ha vinto un premio che era European Publisher Award e quindi diciamo è stato pagato da 5 editori, 5 edizioni europee. Questo qui, David Lewis, l'edizione bellissimo. inglese, ma Peliti era Quindi non ti l'edizione piaceva la copertina, italiana. però invece ha avuto un sacco di successo. No, beh, no, il libro è il risultato del premio. Ah, il Ah, libro è il il libro è risultato il del risultato del premio. premio. Ah, Sì, e la ok. copertina è una storia che adesso, vabbè, non la raccontiamo così pubblicamente, Vabbè, ma insomma, mi hanno un po' fregato sulla copertina. Spasiba, che è questo qui, è il risultato del premio Carmignac. bellissimo. Ciao Angelo. Lavoro stupendo, Davide. The April Thesis in realtà è stata fatta in una formula, diciamo, mezzo crowdfunding, mezzo intervento di Claudio Corrivetti. Quindi abbiamo fatto fondamentalmente, abbiamo prodotto 100 copie in edizione limitata, che in qualche modo coprivano un po' una parte delle spese, e le abbiamo vendute in una settimana. Senti, Senti, vogliamo dire vogliamo che dire che Claudio Claudio Corrivetti è il tuo Corrivetti è il tuo mentore? mentore? Beh, no, il mentore adesso mi sembra un po' eccessivo, però è certamente un amico, è certamente un Mecenate, mecenate. amico e un mecenate, sì. Beh, diciamo 2 libri su 5. Insomma, è Insomma, come è un come po' un Anita po' Anita Palla in Palla in Berlin, se Berlin, se aveva avuto aveva la avuto la storia storia con due con Rolling due Rolling Stones, Stones, anzi con anzi tre con tre Rolling Rolling Stones su Stones su cinque, lei l'ha 5, lei l'ha battuto. battuto. Beh, sì, ognuno. Senti, ora per Ora abbassare abbassare saluto anche saluto un anche un sacco di sacco di gente, gente, Luca, Luca, Gianni che è Gianni che è ritornato, ritornato, no? no? Mi viene da Mi viene da ricordare oggi ricordare oggi naturalmente naturalmente Germano Germano Selant, Selant, che che ieri ieri purtroppo purtroppo ci ci ha ha lasciato e che ha lasciato e che ha fatto fatto conoscere conoscere in una in una maniera maniera straordinaria la straordinaria la fotografia e i grandi fotografia e i autori grandi di tutto il autori di tutto il mondo, mondo, direi, direi, no? no? Sì, assolutamente. Non ultimo ha curato la mostra di Di Paolo. Paolo. Esatto. Pellegrini.
Sì, assolutamente. Purtroppo non ho avuto il piacere di conoscere Celan personalmente, ma insomma sì. Tra l'altro non è lui che si è inventato il termine arte povera? O forse faccio Sì. confusione? Sì, diciamo, quindi non Invece solo la una notizia fotografia leggera, diretta. spero che mi Vai, vai. Celan nasce come la notizia criptografo, leggera. tutta l'arte contemporanea, insomma, cioè, l'ha passata lui, insomma. Senti. Una domanda un po' più sordina, ma nel tuo lavoro, soprattutto in una zona appunto come l'est europeo, la Russia, insomma, quanto contano i rapporti umani e quanto contano i rapporti con le autorità? Cioè, quali sono i tuoi problemi da scavalcare a volte? No, beh, diciamo, i problemi con le autorità da scavalcare sono qui. C'è un sistema per cui il percorso per arrivare a qualcosa è così tortuoso che devi essere estremamente motivato. Esatto. Aggiungi il fatto che poi c'è un problema geografico, nel senso, se io voglio arrivare nell'Artico, intanto è lontano, intanto è difficile da raggiungere, intanto devo prendere 3 aerei e un elicottero. E poi per arrivarci devo avere un permesso speciale che devo chiedere con 2 mesi di anticipo, specificando esattamente cosa farò, chi incontrerò, dove andrò, e capisci che, cioè, si capisce da solo che è un po' complicato prevedere tutte queste cose con così Certo. largo anticipo, insomma. E, sì, no, le autorità qui sono ovviamente un problema, come qualcuno aveva già chiesto prima, però io non ho mai, sì, ripeto, sono accaduti delle occasioni, ci sono state delle occasioni in cui spiacevoli, detenzioni, minacce di morte, eccetera, eccetera, però non mi sono mai sentito in pericolo, come invece certamente si possono sentire in pericolo giornalisti o fotografi locali. Ecco. Ah, beh, certo. Beh, ne Cioè, sanno varie prese. nel senso che questo vale per me che vivo stabilmente qui, ma vale ancora di più per l'attività, diciamo, di fotografo e di giornalista che va da qualche parte e poi se ne torna a casa sua. Lui se ne torna a casa sua. Il fixer che l'ha aiutato rimane là. Ah, beh, sì, certo. E quindi bisogna essere molto attenti e molto delicati in questa cosa. Un esempio è stato appunto in Cecenia, quando mi hanno fermato e poi arrestato. Io ero in macchina con la persona che mi dava una mano. E la prima cosa che io gli ho detto quando, cioè, visto che adesso ci hanno fermato in inglese, gli ho detto: non, cioè, noi non ci conosciamo, ci siamo conosciuti ora, adesso, perché io in qualche modo poi me la sono scampata. Insomma, sono mantenuto 2 giorni, ma poi mi hanno mandato a casa. E lui invece sarebbe andata molto Ragazzi, salutiamo peggio. Antonio Barrella che ci segue Oh, anche lui Antonio! spesso. Antonio Salutano tutti Barrella, Antonio, anche Angelo, che puoi trovare su Facebook, siamo in tre. E io invece, rispetto a queste difficoltà, magari trovate alle volte, raramente, con le istituzioni, la sicurezza, invece mi viene da chiederti, mi sembra che poi la complicità delle persone l'hai sempre avuta, sei sempre stato bravissimo a costruirti, devo dire, come dire, un seguito anche, no? Di fiducia in tutte le persone che incontravi, no? Sì, credo di sì, insomma, abbastanza. Poi non bisogna dimenticarsi che comunque questa è anche una professione, quindi non necessariamente devi diventare amico di quello che fotografi, insomma, è un rapporto che può durare 2 secondi, come può durare degli anni, sono condizioni molto diverse. Però sì, che siano 2 secondi o che sia una vita, quell'attimo di fiducia te lo devi costruire, ecco. Con alcuni è molto più facile, devo dire che andare in questi posti remoti assurdamente rende la cosa più semplice. La gente comunque ha una curiosità, cioè dice: ma sto matto che viene dall'Italia fino a qua, ma perché? E quindi magari dopo una prima diffidenza, il russo in generale è un po' diffidente, ma una diffidenza generata da una forma di insicurezza, cioè l'aggressività russa in realtà è insicurezza. Quindi bisogna un po' scavalcare questa cosa. Poi, diciamo, ci sono anche occasioni in cui il russo ubriaco di vodka, ecco, magari è complicato da gestire. Comunque, vabbè, io penso che la specializzazione sul territorio sia importantissima, no? È quello che stai facendo tu, no?
Sì, io credo che specializzarsi in qualcosa sia importante, che sia geografica, che sia un tema, che sia... A me sta bene anche che uno si specializzi in piante. Tra l'altro devo dire che ultimamente mi sembra che una tendenza che ci sia è che i fotografi giovani o comunque fotografi che cominciano a affermarsi a un'età giovanile oggi hanno... non nascono fotografi, Beh, sono c'è questa qualcos'altro. sindrome di rincorrere la news, secondo me ormai rincorrere la news, ma l'abbiamo parlato prima, è totalmente inutile, no? Non è più informazione, a mio parere. No, no, assolutamente. Ma anche perché, cioè, per carità, bene che benissimo che ci sia qualcuno che continua a farla la news, per No, per carità. carità. Però è anche vero che non se ne sente più l'esigenza che si poteva sentire ai tempi di Life, dove non Ah, c'era altro strumento, no? Cioè, oggi se succede qualcosa nel mondo, prima di tutto lo vieni a sapere da YouTube, no? O da una foto di qualcuno che stava lì, ovviamente. C'è un anno particolare, il 2004 è stato un anno molto significativo, secondo me, da questo punto di vista, perché nel 2004 sono state inventate due cose. Il primo telefono con una telecamera e Facebook. Ora, non so se questa è una coincidenza e non Le so se primavere arabe, no, le primavere beh, arabe. quello dopo, ma voi vi ricordate la foto dello tsunami in Indonesia? Bravissimo, bravissimo. Abbiamo visto in diretta quello che accadeva. Esatto. E non l'abbiamo visto per televisione come la prima guerra in Iraq, l'abbiamo visto No, su, non so, sul Facebook, computer, sul telefono. computer. E adesso, quindi questo è quello che sta succedendo, insomma, voglio dire, la news stretta è abbondantemente coperta, bene o male, adesso poi diventa, c'è una questione di approfondimento che è diversa, ma da questi strumenti qui. Quindi secondo me è Pienamente ovvio che poi la d'accordo. fotografia si evolva dentro cose che sono... più interpretative, più approfondite, più elaborate. Io comincio ad Davide, avere forse questo ti leggo una leggo una cosa che cosa c'è che su c'è su Instagram, perché Instagram, l'abbiamo perché l'abbiamo già un già po' detto, però dice: abbiamo visto visto una una rapida rapida ascesa ascesa con con i i WordPress WordPress foto foto di di Libri, ma Libri, ti ma ti chiedono chiedono qual è qual è stato stato il il percorso percorso per per arrivare a arrivare a quanto è quanto è durato durato e e come come hai hai trovato trovato il tuo segno, diciamo, il tuo linguaggio. Beh, intanto adesso non vorrebbe sembrare una sfiolinata, ma ci ho avuto un grande maestro e qua Angelo è stato uno di grande ispirazione quando io la fotografia l'ho studiata. Perché, no, vabbè, questo va detto, no, veramente non lo dico per piaceria, però insomma, Grazie. era una persona molto stimolante, ecco, quindi No, poi questo... Angelo c'ha Angelo una c'è cosa una che è cosa che è molto molto generoso. generoso. Esatto. E quindi Vabbè, questo è chiudo il stato... collegamento. Ah? Ti lascio. E poi, no, il percorso è difficile. Credo che se dovessi cominciare adesso a fare il fotografo non ci penserei neanche morto. Proprio soprattutto ora è uno stillicidio. Tanto per lasciare tanto Una per lasciarci speranza. una nota positiva per i giovani ragazzi. No, ma nel però senso, la fotografia si può fare, ma sopravvivere diventa sempre più difficile. Cioè, sono due cose diverse, ecco. certo. Cioè, io a molti studenti dico, va bene, se avete un altro lavoro, tenetevelo. E tra l'altro io vedo sempre più spesso, tra i lavori più interessanti che vedo, ci sono lavori di persone che fondamentalmente sono degli amatori. Cioè, la parola amatore è importante, vuol dire che è uno che ama una cosa. E quindi quando non la fai per obbligo, sviluppi una tendenza più libera, così entusiasta, più passionale, non devi dare conto a nessuno dei risultati, insomma. Di questo Di ne questo abbiamo ne abbiamo parlato già parlato con già con Paolo Di Paolo Di Paolo, quando Paolo, abbiamo presentato lo quando abbiamo stupendo lavoro di presentato Paolo lo Di stupendo Paolo, lavoro abbiamo proprio di detto Paolo. questo. Sì, Certo. no, io lo credo assolutamente. Scherzavo qualche anno fa con una mia amica curatrice, dicevo, perché mi ha incontrato in un festival, ha detto: che ci fai tu qua? Che insomma, tu lavori con l'editoria, eccetera, eccetera. Gli ho detto: no, ho deciso di fare il fotografo fine art amatoriale. Bellissimo. Così, no, quindi non lo so, è stata dura, lunga, ci sono state delle cose che ovviamente hanno aiutato, WordPress Photo ai tempi che furono ha certamente aiutato,
però insomma ci vuole parecchia perseveranza, ecco. Senti, siccome è venuto fuori anche l'altro giorno con Francesco Zizzola, che per quanto ci siamo detti uno può essere famoso, hai fatto tanti libri, hai fatto tante copertine, questo lo viviamo anche con Angelo sulla nostra pelle, hai fatto magari 100 film, però il giorno dopo di un libro, di una copertina, ricominci sempre da capo, no? Più o Totalmente. meno. E questo è anche una cosa positiva, nel senso noi che siamo anche un po' abbastanza severi con noi stessi, conoscendoci. Quanto c'è ancora per te, visto che siamo sempre sotto l'egida di un giudizio di qualcuno, di foto-editor, di art director, di chi dei corpo, magari ti dici come si suona un lavoro comunque, no? Quella paura di non farcela, se c'è ancora e come si è elaborata, perché comunque nell'arte il percorso artistico è molto doloroso, entrambe in qualche modo, no? Anche la gioia, però. Sì, no, appunto, questo è un po' quello che dicevo prima. Quando tu sottostai a un... cioè quando comunque fai questa cosa per passione, ma anche per lavoro, e poi diventa un lavoro come tutti gli altri lavori, vuol dire che devi rispondere a determinate richieste. Diciamo, ci sono... c'è una modalità di mestiere, no? Dopo 20 anni che uno fa questo mestiere, più o meno, io lo so che se ho un assignment per New York Times, vado e so quali sono quelle quattro foto che servono, ti so dire anche quale sarà l'apertura ormai più o meno. E quelle sono foto di mestiere, no? Il problema però è che se continua a piacerti questo lavoro, questa professione, cerchi sempre di andare oltre, no? Di alzare l'asticella sempre di più. E questo Bravissimo. lo fai un po' a rischio della professione, perché tu alzi l'asticella, il New York Times non lo capisce e tu te la prendi in saccoccia perché la volta dopo non ti chiama più. Quindi devi stare molto attento a come Però, gestisci ma tu questo. hai mantenuto una Tu hai posizione un po' mantenuto una punk, posizione un che po' io punk. devo dire l'ho pagata Io devo dire spesso l'ho la mia pagata posizione spesso punk, la nel mia senso che posizione magari la punk, doppia magari pagina la doppia d'apertura pagina la d'apertura fai, però poi ti la fai, tieni però sempre poi delle ti foto tieni per te, sempre quando il quando rischio rischi invece quando fai rischi troppe invece foto fai per te troppe e foto non per c'hai te. le cose che Sai ti hanno le cose chiesto. che ti hanno chiesto. Sì, no, io questo ovviamente quando si tratta di lavoro ho una responsabilità e quindi lo faccio. Però credo che anche adesso ci sia cambiato un po' il processo per cui i rapporti non sono casuali. Cioè, io non ho avuto una frequenza di lavoro, per esempio, con il New York Times nello specifico, perché la mia fotografia adesso sta in una direzione che al New York Times non serve. Non è che io non so fare le foto come servono al New York Certo, Times, ma non mi interessa, sì, cioè, mi sì. interessa meno, ecco. Poi li faccio, mi fa anche piacere, faccio un sacco di cose, ho fatto anche delle cose interessanti con loro, però poi ci si sceglie, no? Sì, ma poi quello che dicevi tu, Davide, C'è un era mio amico appunto che fa il quello che console, che ci fa il console, sta che ci sta guardando dal guardando dal Mozambico e dice: da Mozambico e grande dice vorrei da fare il grande vorrei fare il fotografo. Io, tra l'altro, con fotografo. Simone Simone abbiamo fatto abbiamo una fatto una doppia doppia copertina copertina rarissima per Io rarissima per Io Donna. Donna, Abbiamo fatto una doppia doppia copertina copertina con con le le 8 otto ambasciatrici ambasciatrici africane, un africane, lavoro un che si lavoro che chiamava si Le chiamava Onesse Leone d'Africa, che io d'Africa, poi ero che io andato poi ero andato anche a anche intervistare Elle a Johnson intervistare Elle Sirleaf Johnson Sirleaf a a Monrovia, in Monrovia, Liberia, che lui che dice lui dice senza avere senza la avere la menzione menzione di di scattare come scattare come scattiamo noi. Poi scattiamo invece noi. Poi Angelo ti invece devo dire Angelo che ti devo c'è dire arrivato che un c'è commento arrivato un dove commento dico dove dico Angelo come Angelo come Vangelo. Vangelo. Hanno fatto un Hanno piccolo fatto un piccolo acronimo di acronimo Angelo di e Angelo e Vangelo. Vangelo. Ah, bellissimo. Bellissimo. Non Non avevo avevo preso. preso. Grazie. Senti, no, Senti, poi no, Davide, poi la Davide, sperimentazione però è nel tempo è vincente, quello che dicevi tu, sì, adattarsi allo stile di un giornale, di un'editoria e tutto quanto va bene. Però è pure, secondo me, la capacità di un fotografo, è pure saper meravigliare un art director con un qualcosa che è la tua ultima ricerca. Poi, insomma, tu su questo sei maestro, cioè basta pensare a tutti i lavori che tu hai fatto, sono tutti quanti abbastanza, no? Hanno tutti quanti, non c'è uno stile ben preciso tuo, c'è una ricerca costante, che a me è quello che piace tantissimo Sì, nella creatività, insomma. diciamo che No? ci provo. Eh beh, no, ci provi Senti, e sempre. invece una Invece cosa una cosa interessante che interessante ti che chiede più o chiede meno più o meno rispetto a rispetto quello a che ti ha quello che chiesto ti ha anche chiesto Angelo, no? Angelo, no? Simone ci Simone ci dice: dice, Non hai non mai hai avuto mai paura avuto di paura perdere di l'ispirazione? ispirazione. Di continuo, sempre. Bravo, bravo. Bravissimo. Cioè, ma proprio di continuo.
Tra l'altro, credo, a proposito dello stile, scusa, adesso sento un eco terribile anch'io, però. A proposito della riconoscibilità e dello stile, io mi ricordo che forse 15 anni fa andai a vedere una mostra di Magritte, che diciamo è un pittore che a me non è mai piaciuto molto, perché conoscevo solo la bombetta, insomma, fondamentalmente. Cioè, devo ammettere l'ignoranza. Ed era una retrospettiva fantastica a Parigi. E lì ho capito il valore della ricerca vera e propria. Cioè, quando tu vedi il corpo d'opera di un autore, fotografo, scrittore, cineasta, allora lì capisci il suo valore. Il valore non è nel prodotto finale, è in questa specie di evoluzione, no? Nell'evoluzione, E quelli che diciamo così, se fai i soliti nomi giganti, no? Picasso, quelli che pensi che hanno lasciato, cioè quelli che tutti dicono hanno lasciato il segno, non è che l'hanno lasciato così perché all'improvviso ha fatto Guernica, cioè prima magari è passato da altre cose, no? Picasso ha sperimentato tutto quello che c'era da sperimentare. E quindi così a me in realtà appunto io sono un po' contrario a questa cosa dell'appropriarsi di uno stile e di usarlo per sempre, insomma. Certo. Pienamente Ma anche perché d'accordo con basicamente questo. cambiamo anche noi stessi. Esatto. No, ma poi c'è Valentina ti chiede, ma tu fantastico. faresti un altro lavoro? Dice, perché è difficile, ma la vita è una sola, e allora perché dedicare la maggior parte del tempo a una cosa che non ti piace fare, se invece ce n'hai una che ti stimola? Beh, noi Ah l'abbiamo no, fatto, noi nel l'abbiamo fatto senso, nel lo senso, viviamo sulla viviamo nostra sulla pelle nostra questo, pelle no? questo, no? No, ma poi a me Nel quello che senso di faccio fare un lavoro piace. che amiamo e che Che ci prende ci così prende così tanto della tanto della nostra nostra vita, vita. del pensiero quotidiano, io mi rendo conto che da quando Ogni mi capita, ogni giorno penso a questo, ogni giorno dedico del tempo a questo. giorno penso. No, io penso che appunto non è che, cioè, come, cioè, mi piace quello che faccio, non è che non mi piace. Il problema è semplicemente che, ribadisco di nuovo, diventa ogni tanto un lavoro e come tutti i lavori è anche frustrante ogni No, certo, tanto. perché poi io ogni tanto faccio degli esempi, è come una storia d'amore, no? Poi nelle storie d'amore c'è sempre, però, tipo la suocera, poi c'è quello, quell'altro, ci stanno intorno. Nel nostro lavoro, tutti questi piccoli inciampi vuol dire che non ti pagano per un anno, e che poi c'è il fotoelio, magari non è molto in linea con quello che tu pensi, o l'art director, o quello delle commissioni. No, ci sono sempre un po' di cose che alla fine ti minano un po' questa passione e quest'amore, mentre invece è la forza proprio quella che in qualche modo sì, ogni tanto mi metti là, pensi che faccio, continuo ancora con tutto No, quello che c'è certo. intorno, magari non ti rappresenta più forse, no? Sì, no, sono totalmente d'accordo, insomma, non. Cioè, che Il fare? Vangelo Il cosa Vangelo cosa dice? Però dice? io vorrei Però io sentire vorrei un po' il sentire un po' il Vangelo cosa Vangelo cosa pensa di pensa di questo. questo. Senti, che Che progetti hai, progetti hai, Davide, in Davide, questo in questo momento? momento? Non ti risponde, È criptico l'Evangelista qua. Sono i Vangeli apocrifi. Esatto. C'è molto riverbero, eh sì, Eh sì, ho credo. visto, forse sono Forse sono io. io. Senti, che No, progetti hai? Ora non per ora dovrebbe più nulla. esserci. Diciamo, sto facendo un progetto ormai da diversi anni, però nell'ultimo anno e mezzo con una fellowship da National Geographic Society, ed è una cosa che riguarda dati economici, paesaggi, data visualization. Purtroppo in questo momento, cioè, gran parte del lavoro è fatta, ma in questo momento ovviamente è tutto fermo, insomma. Tra l'altro l'ironia della sorte ha a che fare con l'espansione colonialista cinese, più o meno. Eh sì, Però eh sì, non eh abbiamo sì. bisogno di questo. Però, insomma, adesso così, siamo un po' in stand-by, ma ripeto, non so bene come rivedere questa professione, perché sono sicuro che questa cosa che sta succedendo ovviamente ha un impatto su un sacco di cose, ma su quella che era un po' la mia professione originaria sarà fortissimo. Cioè, vi ricordate? Non so, io continuo a chiamarlo lo stato di. Cioè, continuo, negli ultimi tempi sto continuando a rileggere Agamben su Agamben, state of exception, no? Lo stato di emergenza. Quest'idea per cui c'è uno stato di emergenza e poi lo stato di emergenza diventa la norma. Gli effetti di quello che sta Ma succedendo.
quello l'abbiamo detto più volte, abbiamo citato più volte sia la Rush che Bauman, nel senso che tenere le persone con la paura, installare la paura nelle persone è il modo migliore per controllarle. Sì, Paolo Rossi una volta mi ha detto, il grande comico, il grande attore, una volta così, la serata di Sergi Camarlenghi, dice: guarda, il muto è stato inventato dalla Democrazia Cristiana per sconfiggere il terrorismo, perché dice: una volta che c'è il muto sei paralizzato, non protesti più, non per manifestazioni, non c'è più nessun grido per la testa. È ovvio che lo Stato, la paura, e poi colpevolizzandoci molto anche in questo periodo, in questi 2 mesi noi siamo stati tutti a casa, fondamentalmente. Fabio, prova a staccare tutti, a parte, le credo, delle piccole eccezioni di qualcuno che ha fatto le multe, ma uno Stato intero, un mondo intero, no? Che per 2/3 è stato in casa, non è che lo puoi colpevolizzare, no? Mentre invece Fabio, questo è prova a sempre il staccare. primo approccio, potenzialmente, da parte di Fabio, ti suggeriscono di staccare le cuffie. Ma non ce l'ho le cuffie. Ah, perché c'è ok. un ritorno. No. Ok. Sì, si sente un grosso riverbero adesso, però vabbè. Comunque, insomma, sì, quindi io continuo a paragonare, a pensare quando c'è stato l'11 settembre. Vi ricordate prima dell'11 settembre come si saliva su un aereo? Certo. Anche Anche come si entrava in come America. si Anche come si entrava in America. Poi c'è stato l'11 settembre. Adesso c'è. E quella cosa lì ci ha fatto spaventare dell'uomo con la barba. Non so se ci avete presente la cosa, no? Adesso ci dobbiamo. Adesso ci spaventeremo di uno. Cioè, non so se voi quando siete andati al supermercato, anche capita in Italia, ma qua, cioè, la gente si sposta, no? Proprio. No, ma qui Il la cosa più contagio. stupida l'abbiamo detto anche con Angelo 100 volte, è parlare di questa pandemia come se fosse una guerra. E a Esatto, 360 gradi viene espresso il giudizio come una guerra. Bisogna finire di dire questa roba qua, perché non è una guerra. Non c'è nessuno che viene ucciso, viene preso a pistolettate, viene preso a colpo. Nessuno che viene in casa. stata raccontata benissimo da Manzoni no? Nei Promessi Sposi, voglio dire, c'è l'untore, questa è una paura che resterà per molto tempo, caro Davide. Eh sì, Cioè, purtroppo sì. C'è qualcuno che chiede qualcosa in questo momento nel quale tutti i media sono concentrati sul virus, di provare a picciare una storia che non ha niente a che fare con il virus. E auguri. Praticamente Virus è dentro di impossibile. noi ormai. No, ma poi adesso è assolutamente inutile. Guarda, ho letto qualche giorno fa un commento di Vitali, Massimo Vitali, e Sì. diceva: qualcuno mi chiede perché non fotografo io in questi giorni, che sarebbe lì, sai, questi spazi deserti, Basilico sarebbe impazzito. Basilico sarebbe impazzito. Certo, E sempre. lui ha commentato: ma forse perché qualcuno non ha capito la mia fotografia. Io in realtà nelle mie fotografie studio la gente che si incontra. E quindi avrò un sacco da fare dopo questa cosa qui, perché la gente non si incontrerà mai più nello stesso modo. Esatto. Bella, molto bella. Sai che io non sono convinto, Davide, ne abbiamo parlato anche con Francesco. Io non credo che questi 2 mesi facciano cambiare l'uomo così così. Io invece penso di sì. Sì, beh, ma è bello questo. No, io penso di sì, perché purtroppo l'essere umano si abitua alle cose in una maniera molto più veloce di quello che noi pensiamo. Però A bene e dimentica a anche di male. essere anche Del E dimentica. pericolo. Sì, del pericolo. No, è vero anche che dimentica, ma poi per carità, cioè Fabio, hai ragione nel senso che secondo me ci saranno reazioni completamente diverse. C'è chi si chiuderà in casa e eviterà quelli che starnutiscono o di sedersi vicino a qualcuno. E poi ci saranno invece quegli altri che dicono: cazzo, minchia, ho passato tutti sti giorni a casa, voglio andare a un rave, datemi un Senti, qua c'è un rave. abbraccio da Cuttica dalla Colombia. Grande Cuttica! Tra l'altro, gli ho rimandato tipo 2 giorni fa delle foto, non so quando le abbiamo fatte, Davide, con delle camicie multicolori fatte qua allo studio in una notte, mi sa un po' complicata, dove Vabbè, lui adesso non surfava su entriamo una nel tavola da dettaglio. stiro. Cuttica con una camicia, anche io ho dato per uso del tavolo, surfava su una tavola da stiro. Ah, ma me lo ricordo, certo. Sì. Sì, Io mi non mi ricordo ricordo. Io non mi esattamente che ricordo cos'era, però ho esattamente che ritrovato le cos'era, però ho foto. ritrovato le foto. Vabbè, andiamo Vabbè, bene, vabbè. vabbè. Tienile tu. Non divulgare. Non divulgare.
Che dice la camicia di Benicio, esatto, sì, la camicia di Benicio del Toro. Se vi dovessero dire è tutto Sì, io finito, sì, domani certo che si mi gioca. avvicino, Gianni. Certo che sì. Certo che sì. Io Sì, penso certo, di ma sì, penso di sì. probabilmente anche adesso, anche se io non mi avvicino più Certo, troppo, però insomma. Però il mio vicino di certo. casa oggi si è venuto a prendere il trapano con i guanti. Disinfettalo poi. Eh no, capito? Cioè, il mio vicino di casa, cazzo, è stato 40 giorni a casa, viene a casa mia con i guanti, ma scusa. Comunque, Vabbè. non lo so. Hai studiato ingegneria aeronautica, vero? Come Sì, ho chimica. iniziato. Sì. Mai Vedi usata, che c'è. purtroppo. Avrei Eh? dovuto fare l'ingegnere, era meglio, guarda. Vabbè. Kudelka poi è andata avanti bene. Sì, vabbè, diciamo, E anche adesso lui. mi sembra un paragone azzardato, Angelo. Senti, No, ci senti, ci saluta anche saluta anche Lorenzo Lorenzo Cicconimassi, ragazzi, Cicconimassi, che ci ragazzi. segue. Un abbraccio a Saluti, Davide. ciao Lorenzo. Un sacco di gente, un abbraccio da Vidone, beh, insomma. Va bene. Come vogliamo continuare ancora un po'? Diciamo, qui si No, parla ma quasi di ora forse di direi cena, ve lo che vorrei io non so se dire. Io non Angelo so se vuole Angelo fare una vuole chiusa fare una su tutta chiusa questa su tutta questa nostra. nostra. Ma no, a me la chiusa è che vedere Davide mi fa sempre piacere, come tutti gli altri fotografi che abbiamo incontrato. Sono amici, soprattutto fotografi che stimo in maniera estrema, veramente. E quindi speriamo di rincontrarci meno virtualmente, più concretamente, analogicamente. Concordo. Ho io una domanda per voi, visto che lavorate tutti e due in un mondo che credo sia completamente bloccato adesso, no? Sì, non c'è speranza. Il Sì, io cinema. posso dirti una cosa, che da parte Da delle parte delle istituzioni istituzioni nessuno fino nessuno fino adesso ha mai adesso ha mai fatto fatto voce voce del mondo del mondo artistico. artistico. Probabilmente Probabilmente noi inizieremo a lavorare forse a ottobre, forse a novembre, ottobre, questo ancora questo non è ancora non detto e è non si detto, sa non si ancora in sa che ancora in modo, quale modo, forse in forse in studio, studio, magari magari si si potrà potrà lavorare lavorare anche diversamente, diversamente, forse forse prima. prima. Ma Ma nessuno ha nessuno ha fatto, da fatto, parte da delle parte delle istituzioni, istituzioni, nessuno ne ha nessuno ne ha parlato di parlato questo. di Gli questo. attori Gli attori continuano a continuano a fare degli fare degli appelli, appelli. ma Davide chiede Davide com'è chiede lì in com'è lì in Russia. Russia. Però sì, forse io non Forse andrei non avanti andrei su avanti su questa mia questa disamina disamina perché non è perché non è comunque comunque positiva e positiva non è e non è leggera, leggera. voglio Mettiamo dire. un È attimo molto la dolorosa. cameletta, Fabio. No, il vino comunque in Russia è buono, come, cioè nel senso si trova quello buono e quello di cacca come dappertutto. Beh, cioè, qual è quella regione dell'ex Russia che era il vigneto della Russia, quella dove Gorbaciov prendeva il vino Beh, cioè, diciamo sono tre, la Crimea, che però adesso diciamo un po' contesa, e no, vabbè, lo so, sì, una volta ho detto. e poi la Georgia, La Georgia, dove che era il c'è il granaio della Russia. e poi c'è diciamo, la zona di Krasnodar, dove ormai producono, no, diciamo dalla Georgia vengono anche dei vini notevoli, insomma. La Georgia, esatto. Beh, già che non Già che non chiedono di farci chiedono di vedere farci le vedere le cose, cose, le targhette dei, oltre ai libri, anche dei vini. esatto. Vabbè, come chiudiamo in bellezza? Niente, qua sta uscendo il sole. Sì, Dovrebbe Gianni uscire Canati tra nel commento poco. dice che Dice è che giusto è quello giusto che quello che dico, ma ci dovremmo chiedere che forza ha la cultura in Italia. Secondo me non è. Non lo so se Non so se dipende dipende da da forza forza cultura in Italia, dipende anche da come, forse anche forse anche quello, quello. però Però sicuramente sicuramente prima del queste nostro persone incontro non se ne stavo occupano chiacchierando proprio di questo, con la mia eppure amica è un e comparto di più di 3 milioni di persone. prima del nostro incontro parlavo con una mia amica olandese che lavora per la Fondazione Mondriana e mi ha detto che il governo olandese ha stanziato 9 milioni di euro per i musei in questo periodo, regalati proprio così. Sì, i I musei sono musei quelli che sono apriranno per primi, in realtà. La la settimana settimana prossima, con un, prossima o il col 18, mi 18 mi sembra, con sembra un, con come dire, con un un accesso accesso contingentato. contingentato. No, ma pensa piuttosto, io diciamo la fotografia, vabbè, insomma, musei, i teatri,
i teatri purtroppo scontano la se danza. continui così io e Angelo ci mettiamo a piangere, nel senso che Orlo. cinema, il teatro, l'opera, i musei, la televisione, le mostre. Stanno cercando degli escamotage che comunque non funzionano. No, comunque. Ha chiuso bene, credo che in leggerezza ha chiuso bene Cuttica, soci come Frascati. Ok, Penso che lui di Frascati volesse dire il vino. no, esatto, no, ma soci perché Soci è la cittadina nel Eh sud, sì, certo. come Frascati. No, ci manca Cuttica, ci serve una battuta per chiudere, dai, che tu sei il mago qua. Io? No, no, diceva Fabio Angelo. Cuttica. A Ah, Cuttica, Cuttica. Cuttica, c'è sempre la battuta pronta. Sì, ci vuoi dare una dare una battuta per battuta chiudere per questo chiudere questo collegamento? collegamento. Chissà Cuttica Cazzari ha dove detto. cazzare. Questa potrebbe essere sicuramente una chiusura leggera. Ci ha pontificato. Cuttica, preparati che magari la settimana prossima facciamo un collegamento insieme e ci parli un po' di questa situazione in Colombia, di parli dei tuoi lavori. Capito, Cuttica, preparati. Cuttica, preparati. Ha detto mi sono appena svegliato. Ah già, c'è il problema del fuso orario. Ragazzi, è stato Allora, veramente un piacere. un Davvero speriamo saluto che. a Davide, grazie da tutti. Grazie Centinaia di Davidone, persone che ci hanno grazie a voi. visto. Grazie a E voi, grazie grazie a tutti naturalmente quelli a che ci hanno tutti. seguito. Grazie Ciao. Angelo. E in bocca al Ciao. lupo. Ciao Fabione. Ottimo maggio. Davidone. Alla prossima. Volentieri. Ciao Ciao Davide. Davide. Ciao. Vabbè, siamo in diretta.